Ciao, e benvenuto su canale YouTube di PCPrimiPassi.it. In questa videoguida, ti mostro come puoi masterizzare facilmente qualsiasi tipo di dato, su CD e DVD, tramite l'utilizzo di un programma gratuito e veloce chiamato CD Burner XP. Potrai creare dischi dati, dischi di MP3, masterizzare immagini ISO, duplicare dischi e molto altro. Segui il video per qualche minuto e vedrai quanto è facile. La prima cosa che dovrai fare, è ovviamente dotarti del software in oggetto. Vai alla pagina che ti mostro. Non preoccuparti di appuntarla, ti lascerò il link nella descrizione del video come sempre. Una volta scaricato il programma, fai doppio clic sul file scaricato per avviare l'installazione. Ad installazione terminata apri la tua copia di CD Burner XP. Ed ecco come si presenta il software di cui voglio parlarti. Ho allargato la finestra in modo che sia tutto più visibile, ma potrai usarlo anche in modalità finestra ridotta. Come vedi, avrai la possibilità di utilizzare diverse funzionalità, potrai creare un disco dati, utile per masterizzare immagini, file musicali MP3, file relativi ai tuoi lavori come fogli di calcolo, documenti di testo, presentazioni eccetera. Questo tipo di masterizzazione pone i file così come sono all'interno del disco che andrai ad utilizzare, senza apportare alcuna trasformazione, ed è una delle modalità più usate per i backup dei tuoi dati. Secondariamente puoi creare un DVD video, utile per la riproduzione sui vecchi e classici riproduttori DVD da salotto. Ormai in disuso, questa modalità potrebbe comunque interessarti. Puoi creare un disco audio, utile per generare un disco compatibile con tutti i lettori CD musicali, come ad esempio i lettori CD delle auto. In questa modalità, puoi partire da file musicali MP3 o di altro tipo. Al momento del passaggio sul disco vuoto saranno convertiti in tracce audio di tipo CDA, estremamente compatibili con i lettori CD classici, come dicevo, ma che occupano molto spazio rispetto ai file MP3. La copia disco permette invece di copiare un disco su uno vuoto. La copia sarà diretta, senza alcuna trasformazione. La puoi utilizzare sia che tu abbia due unità ROM distinte, una per leggere e l'altra per scrivere, sia che tu abbia un solo lettore ROM. In questo secondo caso sarà il programma a chiederti di inserire il disco vuoto al momento opportuno. Infine, la funzione cancella disco serve per cancellare i dati scritti sui supporti riscrivibili, ovvero quei supporti che puoi scrivere e cancellare molte volte. Ci sarebbe inoltre la possibilità di masterizzare una immagine ISO. Un'immagine ISO è un file compresso che racchiude la struttura per generare un disco di installazione. Masterizzando un file ISO otterrai il disco di installazione originale. Dopo questa carrellata andiamo a vedere un processo che sfrutti una di queste funzioni, dato che vista una. Come si dice? Viste tutte. Premessa fondamentale, anche se la davo per scontata, è di possedere un masterizzatore collegato al computer. Un masterizzatore è un lettore ROM di dischi CD e DVD, che riescono grazie ad un laser, a scrivere sulla superficie di questi dischi, permettendoti di immagazzinare i dati che andrai a scrivervi sopra. Le unità ROM sono ormai in disuso, ma molti computer ne sono ancora provvisti. E comunque, se ne desideri uno, puoi sempre acquistare una unità masterizzatore esterna, da collegare al PC via USB al momento del bisogno. Ti lascio qualche link di prodotti validi nella descrizione del video, casomai ti servisse valutare un acquisto di questo tipo. Adesso ti mostro come creare un disco dati. Valido, come ti dicevo, per immagini, foto, file musicali in formato MP3, video di ogni tipo. Un disco dati che sostanzialmente è una copia diretta dei file, quindi dovrai avere opportuni mezzi per riprodurli. Non c'è infatti alcuna alterazione, è una copia diretta dei dati così come sono, senza alcuna trasformazione. Il software divide il tuo schermo in due parti. Quella soprastante riporta il tuo computer e i vari dischi collegati, dai quali dovrai selezionare i file da masterizzare e portare nella schermata sottostante, che rappresenta ciò che andrai a scrivere sul disco. Funziona come un banale esplora risorse, come quando navighi tra le cartelle del tuo disco insomma. Puoi portare i dati da masterizzare nella schermata sottostante o per semplice trascinamento, oppure utilizzando il bottone aggiungi. Allo stesso modo, una volta spostati i file da masterizzare, potrai eliminarne alcuni selezionandoli e premendo il tasto cancel, oppure premendo il bottone cancella. Fai la tua lista dei file.
Man mano che aggiungi dati, la barra che ti sto indicando ti mostra quanto dello spazio disponibile nel disco vergine che hai inserito è ancora utilizzabile. A proposito, lo hai inserito un disco vuoto nel tuo masterizzatore? Vero? Se non lo hai fatto è venuto il momento di farlo. La barra serve a capire quanti dati ancora puoi aggiungere. Se vai oltre al quantitativo tollerato dalla capienza massima del disco vuoto utilizzato, vedrai che si colorerà di rosso. In questo caso dovrai togliere qualcosa, perché non sarebbe possibile farli entrare nel disco finale. Vado quindi a prendere un po' di file che devo masterizzare. In questo caso foto e video, tanto per fare un esempio banale ma molto frequente di utilizzo delle funzionalità della masterizzazione. Seleziono i file di interesse e li sposto per trascinamento nella schermata in basso. Come vedi, la barra dello spazio di cui ti parlavo inizia a riempirsi. Continuo aggiungendo i file che mi interessano fin tanto che ho spazio a sufficienza. Ecco. Adesso ho esagerato. Quindi devo togliere qualcosa, altrimenti il processo di masterizzazione non potrà partire. Ora ci siamo. Infatti non posso aggiungere altro, come hai potuto vedere. Diciamo quindi che, in questa ipotetica situazione, potrei far partire la masterizzazione, ed è proprio quello che andrò a fare. Sarà sufficiente, a me come a te, cliccare sul bottone Masterizza. Ed ecco la schermata finale che ti accompagnerà alla conclusione del processo di masterizzazione. Tra le opzioni che devi conoscere c'è per prima cosa la velocità di scrittura. Il valore da utilizzare dipende dal masterizzatore in tuo possesso. In genere sono possibili diverse velocità di scrittura, ma il consiglio che ti do è quello di non utilizzare mai quella massima. Come per tutte le cose, lavorare al massimo comporta il rischio di errori, in questo caso errori di scrittura, così che potresti bruciare il disco vergine. Abbassando di un po' la velocità non corri questo rischio. Puoi indicare il numero di copie da eseguire. Nel caso di copie multiple, i dati saranno letti una sola volta e utilizzati poi per tutte le copie indicate. Secondariamente puoi scegliere se chiudere il disco alla fine della scrittura o meno. Chiudere il disco lo rende leggibile da qualsiasi lettore, diversamente la mancata chiusura potrebbe impedirne l'uso su molti dispositivi. Non chiudere il disco viene utilizzato quando si ha intenzione di aggiungere altri dati successivamente, creando quindi delle scritture a più riprese. Per cui lo si lascia aperto proprio per questo motivo. È inoltre una opzione da usare sempre quando si utilizzano dischi riscrivibili, nati appositamente per scritture multiple eseguite in più passaggi diversi. Puoi inoltre indicare di verificare i dati per vedere se c'è corrispondenza tra quanto viene scritto e quanto viene letto. Cioè assicurarsi che la copia sia perfetta. Puoi anche indicare di espellere il disco al completamento delle operazioni, cosa superflua ma tutto sommato sempre apprezzata. Ti faccio poi notare una cosa importante. Hai la possibilità di utilizzare la voce per simulare il processo di masterizzazione. Questa modalità eseguirà una finta masterizzazione. È un metodo usato per assicurarsi che il processo sia compatibile con i dati usati ed il disco vergine inserito. Ma di fatto nessun dato sarà scritto realmente sul disco. Quindi una vera e propria simulazione. Il software permette anche altre cose molto interessanti, ma non te ne parlerò in questa guida introduttiva perché andrei fuori dall'obiettivo del video, che rimane quello di aiutarti ad usare questo programma per masterizzare i tuoi dati. Quando hai fatto le tue scelte e sei pronto a far partire la scrittura, premi il bottone Masterizza.
Vedrai la finestra passare allo stato di avanzamento, in cui potrai seguire la percentuale di masterizzazione portata a termine e quella rimanente. La scrittura e relativa verifica dureranno diversi minuti. Dipende da quanti dati hai inviato in scrittura e dalla velocità del tuo masterizzatore. Al termine ti sarà riferito se tutto è andato bene o se ci sono stati dei problemi che potrebbero aver pregiudicato la copia dei dati. Ed ecco qua il messaggio finale che ti avvisa che tutto è andato liscio. Quello che ti ho mostrato è la masterizzazione di un disco dati semplice, ma la procedura non differisce affatto per altri tipi di processi, basterà partire con la funzione giusta, come ti ho già accennato, dopodiché sarà il software a gestire il metodo di scrittura corretto. Se ti interessa avere dei video dettagliati sulle altre funzioni di CD Burner XP, chiedilo nei commenti. Qualora ci fossero diverse persone interessate, potremo pensare ad un seguito di video su questo interessante applicativo. Nel frattempo ti lascio in descrizione un link ad una nostra vecchia guida testuale su CD Burner XP che mostra anche le altre opzioni di masterizzazione e che nel caso puoi andare a leggerti. Per il momento è tutto, spero che il video ti sia piaciuto e di essere stato chiaro nella spiegazione. Se mi lasci un commento capirò se ci sono riuscito o se devo correggere il tiro. Intanto grazie per il tuo tempo. Se il video ti è piaciuto e hai apprezzato il mio lavoro, lascia un like, iscriviti al canale YouTube, e visita il sito principale all'indirizzo www.pcprimipassi.it.